Questo è un consiglio molto molto significativo, cioè era effettivamente la verifica della maggioranza. In effetti la maggioranza non c'è, i consiglieri di maggioranza sono andati via, tra questi ci sono alcuni che fanno parte di quel famoso complotto, come lo ha chiamato lui. In più c'è anche un sostegno di uno che era in maggioranza ma è uscito, stamattina invece è stato puntuale, cosa che non faceva da diverso tempo, di Troncone, che non ha mantenuto il numero, che erano 20, nonostante la presenza del sindaco. Io immagino che il sindaco debba prendere atto che effettivamente la maggioranza non c'è, e anche se qualcuno ci ripensa, di volta in volta succedono queste cose, significa che la città già è ingovernabile, continua ad essere ancora più ingovernabile.